benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Sto muovendomi lungo la periferia di Siracusa e in fondo il viaggio che faremo oggi è proprio lungo i bordi più oscuri delle città. Cominciamo! Sigla! Facciamo un piccolo viaggio, un viaggio intorno alla cultura pop e intorno alle cose più particolari e più pittoresche che si possono trovare nella cultura pop, come derivazione, appunto, quello che si trova ai confini della città, nei confini più oscuri, più particolari della città, non nel senso di trovare delle discariche o di trovare delle signorine che offrono il proprio corpo. Sto parlando, naturalmente, di concetti a livello astratto, quindi sempre legati alla cultura pop. Parlo di un canale YouTube canadese. YouTube Canada lo considero il fratello maggiore di YouTube America, quello da cui vengono fuori i contenuti veramente più interessanti e particolari. Sto parlando del canale This Exists. Questo esiste. Lascio innanzitutto il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate, iscrivetevi. Lost Sam Sutherland vi porterà a spasso, tenendovi per mano, attraverso la cultura pop e attraverso le cose più particolari e più pittoresche che fanno parte del nostro mondo. Naturalmente stiamo parlando soprattutto, specie nell'ultimo periodo, di cultura pop nell'ambito musicale, di analizzare una serie di generi musicali, di strumenti musicali e di peculiarità musicali molto 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 particolari che appunto vengono fuori da quella che è la cultura pop, dagli ambiti che sono la musica elettronica, dagli ambiti che sono, non lo so, mescolare i generi fra di loro e tirare fuori delle cose nuove, degli strumenti, non solo strumenti musicali, non saprei neanche come descriverli. Quindi, dato che è un po' difficile farvi capire di che cosa stiamo parlando, comincio con il segnalarvi un video che mi ha fatto scoprire un genere musicale. Un genere musicale che fondamentalmente è derivato dal vaporwave. Un genere derivato dal vaporwave che si chiama Simpsonwave. Che sia Sam Sutherland, sia all'inizio anche io, quando avevo sentito nominare vagamente, avevo immaginato essere l'ennesimo fenomeno di costume da 5 minuti realizzato da 2-3 persone, magari venuto fuori da 4chan, una cosa, sapete, satirica, una cosa scherzosa. Invece salta fuori che c'è un vero e proprio movimento alle spalle, quindi direi di cominciare con il primo video che vi segnalo. Ma la Simpsonwave è finta? Lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata. Sam ha detto di aver scoperto la Simpsonwave grazie a un vlog di Frank Joe C, quindi aveva messo da parte questa cosa, dicendo «ok, vabbè, sarà una di quelle cose che ha tirato fuori questo ragazzo, come ha festeggiato l'anniversario di Shrek facendo il frullato di palude», ma probabilmente, se sai, sono quelle cose, ok, ne ho sentito parlare, boom, messo di lato nel cervello. Finché alcune persone, interagendo su Twitter, non gli hanno segnalato che stavano impazzendo guardando decine e decine di video di Simpsonwave, e quindi è andato a dargli un'occhiata anche lui, ed è rimasto anche lui rapito, e ho solo andato a dare un'occhiata anche io, e sì, sono rimasto anche io rapito dalla musica sperimentale Simpsonwave, che in certi casi è puro vaporwave, semplicemente associato a video in cui vengono prese delle clip dei Simpson e rimontate particolarmente ad arte. In altri casi c'è anche qualcuno che realizza un genere simile al vaporwave espressamente per associarlo a immagini dei Simpson. Non vado oltre, nell'analisi date un'occhiata al video, vedrete che lo troverete veramente interessante. This Exists è un canale che non
non ho scoperto relativamente alla musica, l'ho scoperto relativamente a quella che è la cultura pop collaterale. Io lo scoprì per caso cercando materiale sulle tastiere Dvorak. Mi venne fuori tra i correlati, ma non è il video di cui vi voglio parlare oggi. Quello di cui vi voglio parlare è un po' del passato, è del 2016. È un video che vuole analizzare quello che è stato il boom del fenomeno del crowdfunding, che in fondo adesso in parte si è stabilizzato, adesso il crowdfunding è diventata una grande ed importante realtà che è riuscita a far sviluppare progetti veramente molto importanti, ma che sin dalla sua nascita comunque non solo ha messo in evidenza la capacità di finanziare e di costruire dei progetti veramente grandi, ma è riuscito anche a dimostrare la grande capacità per l'uomo di rimanere affascinato da progetti che non saprei come descrivere, probabilmente sono indescrivibili, come per esempio la Universal Book Zone, che ha ampiamente superato il suo traguardo, tra l'altro. E no, non ho intenzione di dirvi cos'è la Universal Book Zone, dovete scoprirlo da soli. L'insopportabile assurdità del crowdfunding. Video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, come ripeto è del 2016. Le meccaniche del crowdfunding da Kickstarter in poi sono cambiate e si sono evolute. Ciò nonostante è un video comunque particolarmente attuale e che ho trovato veramente molto interessante, dà un po' l'idea di quanta sana o malsana follia c'è ancora nel mondo. L'ultimo video che voglio segnalarvi di This Exists ha di nuovo a che fare con la musica, con uno strumento, non uno strumento musicale, uno strumento atto a riprodurre della musica, potremmo definirlo così. L'idea di questo strumento è di facilitare il raggiungimento della pace interiore, come diceva il buon maestro Shifu, che per i curiosi, tra le altre cose, è un Firefox, ossia un panda rosso, quell'altro. Immaginate uno strumento che quando viene acceso manda un brano musicale in loop. E questo strumento può essere acceso e può essere regolato il volume di ascolto del brano musicale, ma grazie a un'altra rotella è possibile cambiare anche il pitch del brano. E immaginate che questo strumento non sia chiaro come funzioni, però ti dicano che in sede progettuale è stato concepito per avere una scheda elettronica, sopra di essa un'altra scheda elettronica, in mezzo una piccola statua di Buddha e altre schede elettroniche. Sto parlando della Buddha Machine, la FM3 Buddha Machine, che probabilmente un giorno mi comprerò perché è distribuita un po' dovunque, quindi non è difficile da andare a reperire, non ha un costo eccessivo, e sinceramente questa cosa mi ha incuriosito maledettamente. Per cui l'ultimo video che vi segnalo è Buddha Machine, scopritela sul doobly-doo, sulla scheda. This Exists, questo esiste, un canale YouTube canadese molto molto interessante, sicuramente un must se siete appassionati di cultura pop e di generi musicali un po' fuori dagli schemi, e ritorniamo a parlare di musica per ritrovare la pace interiore. Io sto ascoltando ormai da lunghissimo tempo soprattutto musica Creative Commons. Ho scoperto moltissimi autori di musica principalmente elettronica che sono molto bravi, molto interessanti, brani che sono particolarmente orecchiabili, ma anche esperimenti musicali che sono veramente particolari. Ora, io ascolto musica normalmente per scaricarmi i nervi, per avere modo di rilassarmi, quindi tendo a non ascoltare musica particolarmente rumorosa. Ascolto molta musica quando mi muovo in auto, particolarmente quando devo fare viaggi molto lunghi, perché la musica in auto mi accompagna durante il viaggio, mi fa un po' riposare, non mi fa sentire la stanchezza del viaggio. Questo è il mio modo di trovare la pace interiore, per così dire. Nel primo volume della saga di Harry Potter, in Harry Potter e la pietra filosofale, subito dopo che Silente ha invitato tutti gli studenti a cantare l'inno di Hogwarts, richiama il fatto che la musica è la magia più grande che è stata donata agli uomini. E in fondo potremmo considerare la musica
in questo modo, come una magia. E d'altronde sappiamo che c'è musica che permette di rilassarsi, così come c'è musica che permette di dare una grinta maggiore, di dare la carica. C'è musica che permette effettivamente di trovare la pace interiore. Quindi ecco la mia domanda: qual è il vostro rapporto con la musica? Avete qualche brano musicale, qualche canzone, qualcosa che vi aiuta a rilassarvi? Avete qualcosa che vi dà la carica? La musica è un modo che avete di affrontare la giornata in maniera differente, con un sorriso, con una grinta in più, con una marcia in più? Oppure la musica è un semplice accompagnamento di sottofondo, giusto per non tenervi le orecchie vuote nel silenzio? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi, a stuzzicare un po' la vostra curiosità. Se ci sono riuscito, vi invito a fare pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che poi, accompagnato con la musica d'atmosfera giusta... Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!